Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Siamo felici di tornare nuovamente con voi per proseguire questa serie di video che stiamo dedicando al mondo ufologico, ovvero vogliamo rispondere agli attacchi di questo mondo che ingiustamente fa nei confronti della Santissima Parola di Dio, la Bibbia, attaccandola ovunque, a cominciare dal linguaggio originale, alla sua storicità, alla sua affidabilità, al discorso teologico, al discorso ermeneutico, al discorso addirittura, come si chiama, archeologico. Insomma, qualsiasi cosa parli della Bibbia, essi la vanno ad attaccare. Bene, e quindi noi vogliamo difendere quello che invece è certamente ormai attestato, ma da sempre, che è l'assoluta verità da tutti i punti di vista, a cominciare da quello storico, da quello esegetico, da quello del suo linguaggio originale. Insomma, chi ha seguito tutti quanti i video fin dall'inizio, quindi dal primo, questo è il 13°, si sarà potuto rendere perfettamente conto, ok, che l'attacco che viene perpetuato nei confronti della Bibbia è ingiustificato. Ci è stato detto da parte loro che praticamente i nostri video vengono asserite delle cose che poi sarebbero confermate da noi stessi, cioè che noi facciamo i video e alla fine del video noi diciamo abbiamo dimostrato, e quindi in poche parole ci hanno detto che noi ce la canteremo e noi ce la suoneremo da soli. Ma noi vogliamo invece ricordare due cose, e che tanto per cominciare loro fanno la stessa cosa nelle loro conferenze. Loro fanno le loro conferenze, loro se la cantano e loro se la suonano. Infatti non solo dicono delle cose che non sono vere, ma alla fine dei loro video dicono: avete visto, abbiamo dimostrato, insomma, che la Bibbia parla di tutt'altro di quello che vi hanno fatto credere. Quindi anche loro se la suonano e se la cantano da soli, con una grande differenza, che loro veramente se la suonano e se la cantano da soli, perché non hanno un solo lavoro approvato, forse anche da una sola comunità internazionale scientifica di esperti, neppur uno. Mentre invece tutti i nostri video che abbiamo fatto abbiamo solo, unicamente e tassativamente citato fonti approvate da, appunto, organismi, istituzioni, comitati scientifici di esperti internazionali. Pensate, quindi non è vero che noi ce la cantiamo e noi ce la suoniamo da soli, piuttosto sono loro. Bene, era una piccola premessa. Voi sapete che a noi ci piace mettere sempre i puntini sulla i. Ma adesso, insomma, bando alle ciarle. È chiaro che se l'ascoltatore si sta imbattendo per la prima volta nei nostri video in questo, appunto, sappia che è il numero 13 e quindi non potrà giudicare nulla alla luce di un solo video. O ti guardi tutta quanta la serie, oppure ne hai facoltà di guardarne uno solo, ma non potrai assolutamente giudicare, perché non si può giudicare quello che non si conosce. È giusto giudicare, è doveroso giudicare, dobbiamo giudicare tutto, se è vero, se è falso, se è corretto, se è scorretto, incorretto, eccetera, eccetera, ma alla luce di una conoscenza. Se questa viene a mancare, come fai a giudicare? Premessa. Benissimo. Quindi si rinvia l'ascoltatore, ovviamente, a guardare un po' tutta la sera, qualora ne fosse interessato, ci mancherebbe altro. Bene, vogliamo proseguire. Insomma, la volta scorsa non vogliamo fare il riassunto, come spesso abbiamo fatto, di tutti quanti i video dal primo fino a questo qui, perché ci porterebbe via circa 20 minuti che possiamo tranquillamente risparmiarci. Nel video precedente siamo stati molto tecnici e abbiamo apportato molta parola di Dio, attingendo proprio dai testi originali, quindi insomma c'è stato un certo tecnicismo. In questo video vogliamo esemplificare le cose, insomma facciamo un po' e un po', anche perché vogliamo far vedere tutto sommato che per smontare le, come chiamarle, le fantasie, via, non vogliamo essere troppo drastici. Per smontare le fantasie del mondo ufologico, ok, basta semplicemente prendere qualsiasi testo della parola di Dio, qualsiasi traduzione, quindi in italiano, in tedesco, in inglese, come vuoi, revisioni fatte dai cattolici, tipo la Gerusalemme o la Nuova Diodati o la Vecchia Diodati, insomma basta prendere qualsiasi revisione per smontare le fantasie del mondo ufologico, e quindi noi in questo video faremo questo. Che volevo dire? Volevo dire una cosa, adesso ce l'avevo qui e mi è passata di mente, e vabbè, mi sono dimenticato, vabbè, è la vecchiaia. Stavo per dire una cosa che ci tenevo, poi magari mi viene in mente strada facendo. Benissimo, quindi cari amici, in questo video vogliamo continuare a parlare, diciamo, del discorso precedente, di quello che avevamo iniziato e in linea di massima terminato del video precedente, dove abbiamo parlato del diluvio e del perché il Signore ha mandato il diluvio. Ah, ecco quello che mi è passato di mente, l'ho ricordato. No, vi volevo dire che questo mondo ufologico, ok, è un mondo correlato, non è che nasce così, c'ha una certa storicità, non è che dal 1947 o 1948 nasce così il mondo ufologico, no, questo nasce ma va ad attingere ad altre realtà, è come una ruota, una catena, insomma, un anello dopo l'altro, per intenderci, no? Noi abbiamo dimostrato, questo ci teniamo a dirlo, fin dal primo video, che tutti questi mondi, il mondo della New Age, il mondo della massoneria, il mondo ufologico, il mondo dello gnosticismo, anche in un certo senso l'agnosticismo, ok, la massoneria, quindi, che un po' governa un po' tutto quanto, che a sua volta viene governata anche questa da Babilonia la Grande, lo sappiamo tutti, insomma, vanno poi ad attingere a tutto quello che è il discorso che si viene a concretizzare molto tempo fa, circa, non so se un 3000 anni avanti Cristo, no, circa un 2000 anni avanti Cristo, con il mondo dell'induismo, con tutto quello che poi comporterà, perché poi dall'induismo si viene a concretizzare lo yoga, il kundalini, la meditazione trascendentale, la comunicazione, diciamo, con l'aldilà, con i morti, è tutto un minestrone, insomma, tutto questo mondo è un mondo molto oscuro, molto occulto, molto esoterico, molto satanico, molto massone, in poche parole. Benissimo. A me fanno ridere queste persone che dicono no, noi non siamo massoni, ma infatti qualsiasi di queste persone ci dica a noi non siamo massoni, noi rispondiamo: per carità, rispettiamo quello che voi dite, infatti noi non diciamo che voi siete massoni, piuttosto diciamo voi fate esattamente quella che è l'opera della massoneria, magari pur non essendo massone, però guarda caso quello che fai è esattamente l'opera della massoneria, e questo ci teniamo a dichiararlo a voce alta, perché di questo si tratta. Ma adesso torniamo a noi, niente, ci tenevo a dirvi questo. Bene, e noi siamo cristiani come Chiesa di Gesù Cristo, il Signore ci ha lasciato molti comandamenti, uno di questi è quello di denunciare le tenebre, quindi di riprenderle, no, riprendete le tenebre, significa denunciatele, ecco, e di non ignorare le macchinazioni delle tenebre, scritto in Corinzi, e quindi noi facciamo questo. Inoltre è scritto di difendere l'Evangelo, e noi facciamo questo. Quando si dice l'Evangelo si intende tutta quanta la parola di Dio, che è tutta quanta correlata. Basti pensare che solo nel Nuovo Testamento ci sono centinaia di riferimenti all'Antico Testamento, centinaia, e poi dicono che non c'è nessuna correlazione fra i due, che sono due libri completamente separati, che viaggiano l'uno separato dall'altro. Insomma, come lo chiamate prima, fantasie, ma qui ci sarebbe da utilizzare termini molto più, come dire, diciamo più drastici, termini un pochino più, però poi magari qualcuno si può anche offendere. Bene, Qui non si tratta di offendere, qui si tratta di dire come stanno le cose. Nel video precedente abbiamo parlato del diluvio, quindi torniamo adesso a noi. Abbiamo parlato del diluvio, abbiamo detto perché il Signore ha mandato il diluvio e abbiamo letto direttamente i testi originali. Vi ricordate, siamo andati addirittura non solo nel sito torah.it, ma siamo andati anche in un famosissimo sito di studio per chi appunto ha a che fare con i testi originali, che si chiama Mechon Mamre, Mechon Mamre. E in questo sito appunto abbiamo potuto vedere insieme, ok, cosa dice esattamente il testo originale. Abbiamo utilizzato i soliti dizionari vocabolari lessici di ebraico, abbiamo potuto vedere esattamente il significato di ogni parola presente nel testo originale. Premessa: noi usiamo sempre i soliti vocabolari, non facciamo la rotazione dei vocabolari e soprattutto non è che vi facciamo vedere due righe di quello che dice un testo, noi vi facciamo vedere tutto quanto il testo, perché questo mondo ufologico ha il vizietto di farvi leggere una o due righe di quello che dice un vocabolario, tutto il resto non ve lo fanno vedere, no? Tipo, oppure utilizzano un vocabolario per farvi vedere un qualche cosa e poi non vi fanno vedere quello che dice quel vocabolario su tutti gli altri termini, a cominciare da Elohim, che non è vero che nessuno sa quello che significa. Insomma, vi stanno letteralmente prendendo in giro. Le persone vogliono essere prese in giro perché non vogliono avere nulla a che fare, perché con Dio, perché? Perché sono carnali, perché vivono una vita di peccato, una vita completamente aliena alle cose di Dio. Insomma, tutte queste persone, essendo nemiche della parola di Dio, è ovvio che poi sono altresì nemiche a quello che è il consiglio di Dio. Ovviamente a voi non ve lo vengono a dire, ma se tu vai a indagare il trasfondo della maggior parte di queste persone, sono persone così. Benissimo, lo so che la verità fa male, ma insomma va detta. Bene, e chi vuole ascoltare ascolti, per quel poco che c'è rimasto di libertà di opinione, di pensiero e di espressione, che come già detto la libertà di pensiero e di espressione non ti dà il diritto di mentire, come fa il mondo ufologico. Sta mentendo letteralmente, lo abbiamo dimostrato in 12 video, insomma potete andarli a visionare. Abbiamo dimostrato come nel mondo c'era Ra, che significa praticamente la concretizzazione del male, quindi sono le opere, i crimini, la malvagità, la violenza, la stessa avarizia rientra nel Ra. Abbiamo visto anche il termine shahat, la radice shahat, ma nell'originale c'è scritto nishatate, che la radice shahà praticamente significa corrotto, una persona completamente corrotto, ma significa anche distruzione, e quindi c'è questo giochetto di parole che si è concretizzato con, diciamo, l'azione da parte di Dio nel mandare il diluvio. Detta così no, non significherebbe nulla all'ascoltatore, ma se ti vai a vedere il video precedente allora il quadro non sarà veramente molto chiaro. Adesso stiamo andando avanti, come si dice, col programma. Abbiamo visto anche il termine Hamas, ok? Il termine Hamas praticamente, che c'è anche l'azione, diciamo, terroristica, il gruppo terroristico chiamato così. Hamas racchiude tutto ciò che è male, qualsiasi cosa è male viene identificato in questo termine, Hamas, che si trova proprio appunto in correlazione col passo del diluvio. Ecco il perché il Dio ha mandato il diluvio, perché in atto c'era praticamente un genocidio, cioè c'era uno sterminio totale, cioè praticamente gli esseri umani si stavano sterminando gli uni gli altri. Alla fine avrebbero sterminato anche quegli unici 8 giusti che erano rimasti, che era Noè, la sua moglie, i suoi 3 figli e le sue 3 nuore. Benissimo. E quindi, insomma, questi 8 ci avrebbero dovuto rimettere gli ultimi 8 giusti per colpa, diciamo, degli assassini, degli omicidi, dei violentatori di donne, perché questo si faceva allora. Lo abbiamo dimostrato appunto nel video precedente. E quindi e Dio si è visto costretto, anche perché se Dio non avesse mandato il diluvio, comunque il genere umano sarebbe finito completamente, perché c'era in atto un genocidio, con la differenza che mandando il diluvio Dio ha preservato gli 8 giusti. Se invece Dio non avesse mandato il diluvio e non sarebbero morti tutti, praticamente alla fine tutti avrebbero ucciso tutti, compreso gli 8 giusti, e sarebbe cessato così l'essere umano sulla faccia della terra. Ecco perché Dio ha mandato il diluvio, ma di questo ne abbiamo parlato nel video precedente. Oggigiorno la storia si sta ripetendo, perché così è scritto in Ecclesiaste 1, 9, 3, 15, che la storia si ripete sempre. Infatti se tu vai oggi a vederti quello che c'è in giro, non è che serve essere scienziati, l'uomo ha creato un armamento nucleare che può distruggere la Terra completamente 26 volte. Quindi, come vedete, l'uomo non è cambiato per niente. E infatti la parola di Dio ci profetizza che l'uomo alla fine distruggerà tutto. E quando saranno per morire proprio gli ultimi uomini che saranno rimasti, scusate, allora in quel momento si concretizzerà la grande profezia che parla della seconda venuta di Cristo, che non è il rapimento della Chiesa. Il rapimento della Chiesa avverrà 7 anni prima. La Chiesa non passerà per la grande tribolazione, che ne dicano gli apostati. Benissimo, ma questa è un'altra storia. Quindi, cari amici in ascolto, insomma, qui le cose il discorso sta a zero. Se, come dicono, diciamo, i nostri amici, tra virgolette, chiamiamoli amici, non sono amici però facciamo finta, come dicono i nostri amici ufologi, che loro fanno finta di credere a quello che è scritto, beh, allora fate finta di credervi. Perché leggete una cosa dicendo di far finta di credere a quella cosa e poi invece non vi credete? Voglio dire, neanche voi rispettate le vostre stesse parole. Benissimo. Benissimo. Beh, adesso veniamo a noi. Allora, alla fine di tutto il Signore manda il diluvio, viene il diluvio, muoiono tutti quanti e a un certo punto succede qualcosa di molto importante. Ebbene, cari amici, adesso entriamo nel vivo del presente video e vi invitiamo a seguirci con la lettura della parola di Dio, che come sempre vogliamo farvi leggere insieme a noi, quindi vi portiamo a navigare con noi, scusate. Quindi vado a accendere la, come dire, la navigazione insieme, navighiamo insieme. Allora, ecco, ok, allora da questo momento ci troviamo insieme, facciamo così, va, facciamo così. Voglio fare una cosa perché ho tutte le pagine impegnate, questa la voglio mettere qua e questa voglio fare così, ok, perfetto, ok. Bene, cari amici, allora siamo nella parola.net, qui trovate tutte quante le Bibbie. Allora noi andiamo un attimino, andiamo un pochino più sopra, così, perfetto, anzi basso un pochino, no, ok. Allora andiamo a prendere Genesi capitolo 8.1. Eccolo qua. E vogliamo leggere insieme. Allora, ora Dio, è scritto, si ricordò di Noè e di tutte le fiere, di tutti gli animali domestici che erano con lui nell'arca, e fece passare un vento in sulla terra e le acque si posarono. Benissimo. Se voi notate bene, qui c'è il termine si ricordò. Ok. Ovviamente i nostri amici ufologi, no? Adesso diranno, vedete che non c'entra niente con Dio, perché come fai Dio a perdere la memoria oppure a dimenticare qualche cosa, eccetera, eccetera, eccetera. Le solite fantasie. Insomma, i nostri amici ufologi si improvvisano anche di teologi, di esperti in esegesi biblica, eccetera, eccetera, eccetera. E tant'è che un giorno faremo un video, alla fine di tutta questa serie, faremo anche un video sulla barzelletta che vanno raccontando. Io mi occupo di Bibbia, non mi occupo di teologia. Quando ho sentito questa, non so come chiamarla, Dio mio, è che questa è proprio una, cioè veramente, guarda, non ho parole. Cioè, loro dicono: io mi occupo di Bibbia, non mi occupo di teologia. Ah sì? Ah, ecco. È come un dentista che ti dice: io non mi occupo di denti. Cioè, in pratica hanno detto questo. Bah. Più li conosciamo e più comprendiamo che non è non tanto loro, ma chi li segue veramente, non so, forse l'avranno drogato, boh, non lo so che vanno fatto. Cioè, proprio non so quale spirito vi possa abbindolare in questo modo così, perché tutto sommato agli spiriti, che sono questi che vi stanno abbindolando, gli devi proprio aprire le porte per farti ciecare gli occhi in questo modo. Ma andiamo avanti. Comunque, qui è scritto: si ricordò. Il termine ebraico è Iskor. Iskor viene dal verbo zachar, ok? E significa più cose. Intanto significa, è vero, portare alla mente o richiamare alla memoria o memoria, quindi ricordare. Perché il Signore sta lanciando un messaggio. Intanto la parola di Dio è stata scritta per chi? Per gli extraterrestri? Assolutamente no. È stata scritta per noi esseri umani. E se è stata scritta per noi esseri umani, ma è chiaro che il Signore dovrà pur usare un linguaggio consono al nostro intelletto. Non ci può mica parlare una lingua che noi non comprendiamo. Ecco. Quindi nella parola di Dio vengono usati termini congrui a quello che è il nostro raziocinio, il nostro intelletto, eccetera, eccetera. Quindi Dio, il sovrano, l'infinito, scende al nostro livello per comunicare secondo le nostre capacità. Quindi è chiaro che qui sta utilizzando un linguaggio consono a quello che è, come dire, quelle che sono le nostre capacità. Prima cosa. Seconda cosa, il Signore qui ci sta dimostrando tutto quanto il suo amore. Perché se ben ricordate, nei capitoli precedenti, insomma, sostanzialmente il diluvio si racchiude in 3 capitoli. Nei capitoli precedenti il Signore aveva dovuto mandare il diluvio in virtù del fatto che c'era appunto una violenza tale dall'uomo di aver fatto sì che Dio si pentisse di averlo creato. Okay. E addirittura, se l'uomo avesse potuto e ancora oggi potesse farlo, detronizzerebbe Dio istantaneamente. Se potesse farlo, l'uomo sarebbe disposto anche a uccidere il Signore se potesse farlo. Anzi, in un certo senso lo hanno fatto, perché hanno ucciso il Signore sulla croce, anche se Dio non si può uccidere. Okay. Però in quella forma d'uomo che lui ha preso, ed era vero Dio, anche se era vero uomo, quella parte, diciamo, che lui ha preso, che si è fatto uomo, lo hanno proprio ucciso, dimostrando così che questo c'è nel cuore dell'uomo, il voler uccidere Dio. Oggi, non potendolo più fare, stanno cercando di ucciderlo. Come? Uccidendo la parola di Dio. Come si può uccidere la parola di Dio? Beh, intanto non si può uccidere, però ci provano lo stesso, attestando il falso nei suoi confronti. Quindi, nonostante l'uomo è quello che è, Dio, almeno da un punto di vista umano, noi diremo: beh, ma scordati di questa gente che non ti merita e vai per la tua strada. Beh, Dio non ha fatto questo. Dio non si è dimenticato dell'uomo. Dio non ha lasciato, diciamo, questa strada di amore e di perdono per andarsene per la propria strada, e Dio si è ricordato di noi, e ancora oggi si continua a ricordare di noi nonostante la nostra ribellione. Ecco perché è scritto: Dio si ricordò. Il fatto è che voi non volete accettare la verità, e dite di far finta di credere a quello che è scritto, invece non fate neanche questo, e quindi vi dimostrate dei veri e propri uomini di menzogna. E vi ho chiamati uomini. Cari amici ufologi, continuate pure a credere a Cenerentola, a Babbo Natale e a tutte queste cose. Che Dio vi benedica. Quando arriverete all'inferno sarà troppo tardi. Guardate che l'inferno esiste. Tu ridi dell'inferno? Pensi che non c'è l'inferno? L'inferno c'è, caro mio, ti dico anche dove sta. Perché pare che non si voglia dire che ci si vergogni di predicare la parola di Dio. Non vergognarti di predicare la parola di Dio. L'inferno sta nel centro della terra. È scritto. L'inferno si trova nel centro della terra e tu andrai lì. Dice, perché l'inferno sta nel centro della terra? Ma certo, perché hai tanto amato questo mondo, hai tanto amato le cose di questo mondo, il peccato, l'omicidio, le lascivie, il denaro anche facile, l'amore al denaro stesso, eccetera, eccetera. Hai tanto amato questo mondo che tu non solo vi rimarrai, ma vi penetrerai nelle sue viscere più profonde, cioè il nucleo della terra, il centro della terra. Ivi si trova l'inferno, sì, caro mio. E quando ci arriverai sarà troppo tardi. E poi pensa che il paradosso vuole che nell'inferno sono tutti credenti. Oh sì, sì, nell'inferno credono tutti, sai, non ci sono atei. Però è troppo tardi. E quindi il termine usato qui è Iskor, che significa ricordare, che significa portare alla mente, richiamare alla memoria, memoria. Ecco, Dio non si è dimenticato dell'uomo, nonostante l'uomo è quello che è. Ancora oggi quella voce continua a risuonare e a dire: Adamo, dove sei? Come se Dio non sapeva dove stava Adamo. Vedete? È che Dio utilizza un linguaggio per far comprendere delle verità spirituali e anche materiali. Caro amico in ascolto, ma vuoi far finta di credere a quello che è scritto sul serio o no? Risponditi a te stesso. Iskor non significa solo questo, significa anche conservare il ricordo. Conservare il ricordo, quindi non dimenticare, quindi non abbandonare. Allora, Iskor significa conservare il ricordo, quindi non significa solo ricordare, ma significa anche conservare il ricordo. Iskor, perché un conto è leggerlo qua, un conto è leggere l'originale. In questo video non andremo a leggere gli originali, poi penso che sarà solo questo che stiamo diciamo rappresentando come termine originale in questo video 13. In questo video non ci interessano molto gli originali, però nell'originale noi leggiamo, ok, il Dio si ricordò, il Dio Iskor, che significa non solo ricordare, ma anche conservare il ricordo, quindi Dio non dimenticò mai. Il Dio si ricordò nel senso che il Dio conservò il ricordo di chi? Di Noè e di tutte le fiere, di tutti gli animali, della sua famiglia e di tutta l'opera che lui voleva compiere e portare in atto. Non dimenticò mai, il Dio proprio non dimenticò, cioè conservò il ricordo. Nell'originale è più profondo, vedete? Quando andiamo a vedere l'originale è più bello, è più profondo, ma comunque la revisione è più che. Ma significa anche altre cose Iskor. Iskor significa anche rendere memorabile un evento, un nome, un uomo, una situazione. E quindi Dio in pratica sta dicendo qui nel testo originale Iskor: io renderò memorabile questa persona, questa situazione, questa opera. Dimmi te se c'è una sola cultura che non abbia parlato del diluvio. Tutte le culture hanno parlato del diluvio, tutte. perché tutte hanno conosciuto il diluvio. Poi ovviamente molte ci hanno aggiunto del proprio, l'hanno accomodata ai loro idoli, alle loro situazioni, ma tutte quante le culture parlano che c'è stato un diluvio, e questo non fa altro che confermare che la parola di Dio non viene da un altro mondo, nel senso che non è stata scritta in un altro mondo. La storia, la legge della parola di Dio, ok, viene dal terzo cielo, ma la storia degli uomini, di quello che è successo, delle città, sono storie di questo mondo. Benedetto è il santo nome del Signore. Poi la legge divina, lo statuto, la legge dell'amore, la legge, diciamo, appunto, del riconoscere Dio e tutto quanto, quello ovviamente viene appunto dal terzo cielo. Ma tutto il resto è stato creato qua, è successo qua, è stata scritta qua, è stata redatta qua, è stata scritta per noi. Benedetto è il nome del Signore. Quindi significa rendere memorabile, non solo, significa anche immortalare. Chi non conosce la storia dell'arca? Chi non conosce la storia di Noè? Chi non conosce il cosiddetto monte Ararat, che poi non era tanto un monte quanto tutti quanti i monti che si trovano lì in, diciamo, in quella determinata zona geografica, in Turchia, per intenderci. Ma non significa solo questo. Iskor significa anche nostalgia. Dio ebbe nostalgia. Alleluia, ma non è meravigliosa la parola di Dio? Ma insomma, cari amici ufologi, ma volete far finta o no? O volete credere a questi quattro burattini che vanno girando la penisola a raccontarvi frottole? Ma per cortesia, chiedetegli quanti lavori approvati da un comitato scientifico internazionale c'hanno, che vanno pure addosso i vocabolari e non vi fanno vedere tutto quello che dice il vocabolario. Bene, allora, in Genesi 8:21, lo vado a prendere, eccolo qua, lo leggiamo insieme. È scritto: il Signore odorò, poi parleremo di questo, odorò un odor soave e disse nel cuor suo, ecco qui, cuor suo, io non maledirò più la terra per l'uomo, con ciò sia che l'immaginazione del cuor dell'uomo, ecco qua, sia malvagia fin dalla sua fanciullezza. Vedete, qui ci sono due cuori, quindi c'è una contrapposizione. C'è il cuore di Dio, eccolo qua, e qui c'è il cuore dell'uomo. Quindi, nonostante il cuore dell'uomo è malvagio fin dalla sua fanciullezza, il Dio, ok, non se ne andò per la sua strada, e quindi si ricordò. E quindi noi vediamo come il cuore di Dio non è come il cuore dell'uomo. Il cuore di Dio è un cuore di amore. Sì, è un cuore che ama, è un cuore che vuole rigenerare, è un cuore che vuole creare, è un cuore che vuole proteggere. Infatti, il cuore dei nostri amici, tra virgolette, ufologi, è un cuore che... meglio stargli lontano, sapete, perché io comincio ad avere anche un po' di timore in senso lato. Perché? Perché questo mondo ufologico attacca il Dio. Perché attacchi Dio? Perché ha mandato il diluvio per uccidere chi? Chi commetteva omicidio, chi violentava, quindi chi stuprava, uccidevano anche bambini. Tutto questo c'è nel, diciamo, nel testo originale, lo abbiamo visto nel video precedente. Toglievano la proprietà privata alle persone, avrebbero ucciso anche il giusto Noè e la sua famiglia. Quindi erano dei veri e propri omicidi. E quindi loro danno addosso a Dio che ha tolto di mezzo l'omicida. Quindi significa che loro... odiano chi castiga l'omicidio, quindi loro stanno proteggendo l'omicidio. E chi protegge l'omicidio cos'è? Un? Eh sì, cari amici, chi protegge l'omicidio è un omicida. Un giudice che non castiga uno che ha violentato una donna, uno che ha ucciso la tua famiglia, uno che ti ha malmenato, che ti ha derubato della tua proprietà privata. Un giudice che non castiga questo, lui stesso si rende colpevole, o chi giustifica questo, lui stesso si rende colpevole. Vedete quanto è grave. Di tutte queste cose, i nostri, tra virgolette, amici ufologi, un domani ne dovranno rendere conto, perché da quello che esce dalla tua bocca, tu verrai giudicato, e quello che esce dalla tua bocca non è altro che il minimo di quello che c'è nel cuore, è scritto nella parola di Dio, sempre facendo finta che vi crediate, come dite voi. Benissimo. Quindi, come potete vedere, cari amici in ascolto, ok? Ci sono due cuori, l'uno contrapposto all'altro. È molto interessante questo termine odorare. Il Signore odorò, un odor suave, che insomma il mondo ufologico su questo termine ne ha fatto un castello. Ah, gli extraterrestri che odorano, voi immaginate Dio se si mette a odorare, no? C'è tutta una storia, che poi vanno a attaccare i riti che si facevano nell'Antico Testamento. E a me questa posizione fa molto ridere, perché loro attaccano i riti dell'Antico Testamento, quando questi qui, alcuni di questi, lo hanno detto loro, sono stati, anche se adesso dicono che non lo sono più, però hanno detto che sono stati massoni. Ma voi conoscete i riti che fa la massoneria? Ah, non li conoscete? Indagate. Indagate i riti che fanno i massoni. Noi vi invitiamo a indagare, ce n'è per tutti i gusti. Sì, cari amici, e ci sono fior di denunce e di testimonianze. E tu che eri massone facevi quei riti, anche se adesso non lo sei più, ma lo eri, quindi eri, come dire, eri parte di quel mondo e non lo hai mai rinnegato quel mondo, perché oggi questi qua dicono che no, di non essere più dei massoni, ma che tutto sommato ancora li sentono e li vanno anche a trovare, quindi ci sono rimasti in amicizia e quindi, come dire, condividono il loro pensiero, perché loro stessi hanno detto di non andare più nella massoneria perché non hanno tempo, quindi non hanno neanche, non si sono mai discostati da quei riti, non hanno mai detto che non sono buoni. Bene, voi investigate i riti che fanno i massoni e con quale faccia poi vanno a giudicare i riti dell'Antico Testamento, quando si parla appunto della parte sacrificale, che bisognava uccidere, diciamo, una pecora per un bue, insomma un animale puro, per giustificare il peccato, che quello rappresentava il sacrificio di Cristo, ok? E quindi voglio dire, ma ci rendiamo conto? Ma ci rendiamo conto? Ma noi andiamo a esaminare le parole che fuoriescono da queste persone. E quindi su questo termine odorare, odor soave, odorò, un odore, ci vanno a costruire un castello. Ma adesso stiamo qui al, come dire, al presente oggetto. Allora, cosa significa odorò un odor soave? Perché il Signore odorò un odor soave dopo aver sterminato, ok, tutti gli uomini din sulla faccia della terra? Perché odorò un odor soave, se in fondo c'era stato un massacro? Beh, la risposta è molto semplice. Sempre se noi facciamo finta, come dite voi, che dobbiamo far finta, allora fate finta, che quello che è scritto è vero. Noi dobbiamo capire che fino a poco fa sulla terra c'erano omicidi, assassini, violenze, donne violentate, torture, di tutto. Il Dio, mandando il diluvio, tutto questo scomparve istantaneamente e sulla terra rimase Noè con la sua famiglia, ed erano 8 giusti, l'ingiustizia non c'era più, la violenza non c'era più, l'omicidio non c'era più, la tortura non c'era più, il genocidio non c'era più, le violenze non c'erano più. Finalmente arrivò la giustizia, finalmente Dio poté odorare un odor soave. Non è un odore quando tu cucini qualcosa che lo devi odorare. Qui è un qualcosa che ti entra nell'animo, benedetto il santo nome del Signore, è un qualcosa di sentimentale, di spirituale, che si concretizza anche nel materiale, ma non di odorare con il naso, per cortesia. Testo con testo, ok? Ti dà la giusta spiegazione. Qui non si tratta di interpretare, significa basta leggere il testo nero su bianco. Benissimo. Quindi, torniamo nuovamente a Genesi 1.31, perché in Genesi 1.31, se io vado a Genesi, lo vado a cercare 1.31, è scritto che Dio vide tutto quello che aveva fatto, ogni cosa che faceva era buona, la somma di tutte le cose buone è questa, ecco il tutto era molto buono. Quindi torniamo in quello precedente, in Genesi 8.21, odor soave perché tutto tornò finalmente ad essere tutto molto buono. Ora, cari amici miei, vogliamo fare una breve sosta in Genesi capitolo 10, prima di tornare poi nuovamente, eccolo qua, in Genesi 9, anzi prima stavamo in Genesi 8, però adesso andiamo in Genesi 10 e poi da Genesi 10, ok, passiamo al capitolo precedente, Genesi 9. Allora, Genesi 10, eccolo qua, è questo qua, non lo leggiamo per motivi di tempo, però in questo capitolo si viene a concretizzare qualcosa di molto importante e dice: or queste sono le generazioni dei figli di Noè, Sem, Cam, Iafet, a essi nacquero figli dopo il diluvio, ok? I figliuoli di Iafet furono Gomer, Magog, Madai, Yavan, Tubal, Mesec, Tiras, eccetera eccetera, e insomma c'è tutto quanto il capitolo. In questo contesto notiamo che a un certo punto, per la prima volta, ok, da quando l'uomo esiste sulla faccia della terra, si vengono a creare le nazioni, i governi, i territori, con tanto di frontiere, confini, eccetera eccetera eccetera. E questo è molto importante, perché ricordate nel capitolo precedente, no, nel video precedente noi abbiamo fatto presente questo, che fino al diluvio non c'erano nazioni, non c'erano territori, non c'erano confini, non c'erano governi, non c'era niente di tutto questo. E quindi ci sono in ballo due situazioni completamente diverse. E quindi si vengono a concretizzare finalmente le nazioni. E in questo momento il Signore incomincia a dire alle nazioni, ok, quello che queste dovranno fare. Ma adesso andiamo piano. Noi vogliamo passare alla pagina, diciamo, dove sta? Qua. Eccola qua. Alla pagina, diciamo, dopo del mio PC, eccolo qua, l'ho chiamata appunto le prime 70 nazioni della terra. Se noi contiamo, ok, tutte quante le nazioni, cioè i personaggi, che ogni personaggio andrà poi a formare una nazione, un governo, quello che è, sono le prime 70 nazioni che si vengono a concretizzare sulla faccia della terra. E quindi ce l'abbiamo tutte qua numerate. Prima abbiamo Iafet, che generò tutti questi, no? Gomer, Magog, che poi lo ritroviamo nella profezia biblica di Gog e Magog, Madai, Yavan, che è Grecia, Tubal, Mesec, Tiras. Tubal è anche vicino a Magog. Insomma, tutti questi vengono da Iafet e sono 8. Poi Gomer generò. Gomer qui non viene numerato perché? Perché sta qua sopra che viene numerato. Quindi se sta qua sopra numerato non lo si può rinumerare nuovamente. Quindi Gomer generò Askenaz, Rifat, Togarma. A proposito, Askenaz, il nome Askenaziti vengono appunto da qua, da Askenaz. Non so per quale motivo l'abbiano preso da Gomer, che viene da Iafet, vabbè, lo sapranno loro. Poi Yavan, Yavan generò. Yavan qui non viene numerato, perché? Perché l'abbiamo numerato qua sopra, che è il numero 5, e quindi qui non viene più numerato. E quindi Yavan generò Elisa, Tarsis, Kittim, Dodanim. Benissimo. Se voi notate, Genesi 10:15, eccolo qua, il numero 15 dice, no 5 scusate era, da costoro per le famiglie nelle loro nazioni è venuto lo spartimento delle isole delle genti nei loro paesi secondo la lingua di ciascuno di essi. L'abbiamo riportato questo verso qua, da costoro, quindi da tutti questi, per le loro famiglie nelle loro nazioni è venuto lo spargimento delle isole delle genti nei loro paesi. Quindi tutti questi hanno a che fare con le isole, soprattutto questi qua, e quindi praticamente la scrittura ci sta dicendo in modo anche generale che tutto il capitolo 10 ha a che fare con la formazione delle nazioni, eccolo qua. E quindi le nazioni sono state formate da queste genti secondo i propri paesi, secondo la lingua di ciascuno di essi, e quindi si sono formate anche le lingue. Quindi abbiamo 70 lingue e 70 nazioni. Ecco perché poi gli ebrei dicono, quando c'è stato lo spargimento diciamo degli uomini con la confusione delle lingue, le lingue sono state 70, perché le nazioni sono state 70. Infatti poi noi le abbiamo numerate perché le andremo a contare, vedremo se veramente sono 70. E poi c'è Cam, eccolo qua, Cam generò tutti questi. Cus, qui non viene numerato Cus perché l'abbiamo numerato qua sopra, Cus generò tutti questi. Poi Ramà generò questi. Cus generò, vedi, sono colori diversi perché questo colore qua appartiene agli Affet, mentre invece il colore verde appartiene a Camme. Poi Sem avrà un altro colore, quindi sono tre colori. Poi Mizraim, qui non viene numerato perché è stato numerato sopra. Mizraim, eccolo qua, è stato numerato qua, quindi qui non viene numerato. Chi è Mizraim? Mizraim è Egitto. Tutti in ebraico antico Egitto si dice Mizraim. Aim tra l'altro è un duale, quindi è un plurale duale. Infatti gli Egitti sono due nell'antichità, tra l'altro, perché vabbè, mo c'è tutta una storia. Mizraim generò tutti questi. Da questo sono usciti i Filistei, Kashluhim, poi Canaan generò tutti questi, quindi Canaan, la terra di Canaan, ok? Generò i Sidoniti, Chete, Jebusei, Amorriti, Girgasei, Ivei, Archei, Isinei, Yavadei, Semarei e Amatei. Benissimo. Poi, se abbiamo sempre preso da Genesi 10:19, che lo potete vedere qua, numero 19, i confini dei Cananei, ma lo leggiamo direttamente da qua, i confini, io ho messo di pugno mio frontiere, dei Cananei furono da Sidon, traendo verso Gerar fino a Gaza, traendo verso Sodoma, Gomorra, Atma, Seboin fino all'Esa. Quindi vediamo come queste persone cominciano a creare nazioni, nascono le prime 70 nazioni e, cosa molto importante, ok, formano anche le frontiere. Quindi il fatto che esistono le frontiere è per volere di Dio, benedetto il santo nome del Signore, almeno insomma il Dio lo ha permesso, poi secondo come si voglia vedere, perché il Dio insomma ha fatto sì che esistano le etnie diverse, che ciascuno insomma abiti, no, nel, come dire, nel proprio paese, nella propria nazione, e questo senza farci la guerra l'uno con l'altro, almeno dovrebbe essere così, piuttosto di interagire con amore gli uni verso gli altri. Poi Sem generò, ecco qui i Semiti finalmente. I Semiti sono Elam, che sarebbe Persia, hai capito? Assur, Arfaxad, Lud, Aram. Aram generò. Aram qui non l'abbiamo numerato perché è numerato qua sopra. Aram generò Us, Hul, Gere, Mas, insomma Arfaxad generò, Selah generò, Eber generò, Peleg e Yoktan, quando qui sotto Peleg la terra viene divisa, e finalmente si conclude con Yoktan generò, e generò tutti questi. Se tu fai la somma di tutti questi, che noi abbiamo fatto, voi ve la potete fare nelle vostre case, per controllare se è fatta bene, noterai un qualcosa di molto importante. Però prima vorrei aprire una parentesi. Nota bene, il Dio permise agli uomini di formare le proprie nazioni e di porre i propri confini, confini o frontiere, chiamatele come vogliate, e questo lo fecero gli uomini, meno che in una nazione. C'è una nazione che il Dio non permise che gli uomini collocassero le proprie frontiere. Perché? Perché lo fece Dio stesso in persona. Qual è questa nazione? Canaan. Il Dio, quando diede la terra a Canaan, poi parleremo nel video successivo, forse parleremo di questo, quando il Dio diede la terra di Canaan agli ebrei, il Dio gli diede la terra con le frontiere. E gli disse a Mosè: questa è la terra e queste sono le frontiere, da nord che vamo, adesso a memoria non me lo ricordo, è possibile, cioè, non me lo ricordo, ma comunque anche gli stessi ebrei studiosi hanno un po' di difficoltà a capire bene come era la frontiera, perché poi insomma so cose molto complicate, si tratta di geografia, insomma entriamo un po' in altri campi. Però quello che invece sì è chiaro è che il Dio delimitò la terra di Canaan e gli consegnò la terra di Canaan con tanto di frontiere. Quindi tutti gli uomini si sono prese, diciamo, le proprie terre con le proprie frontiere, se le fecero da soli, ma la terra di Canaan, ok, ci pensò il Dio stesso a farlo. Questo è molto importante, perché il Dio ha creato il cielo e la terra, e Dio dà la terra a chi gli pare a lui, tanto più che dovette cacciare fuori i Cananei in virtù dei loro grandi peccati, a cominciare dai sacrifici che facevano nei confronti dei neonati. E chi difende queste cose praticamente si rende colpevole dello stesso reato, perché Dio ha castigato queste cose, quindi non puoi essere contro il Dio. Di questo in parte ne abbiamo già parlato. Se fai la somma di tutto quanto, ti viene fuori che le 70 nazioni in verità sono 73. Questo numero è molto ricorrente nella scrittura, 7 e 3. 7 e 3 sono i due numeri di Dio. Il 7 indica completezza e perfezione, il 3 indica trinità, e la somma del 7 e del 3 a sua volta implica completo, perché 10 significa completo, non perfetto, ma sì completo. Come facciamo a sapere queste cose? Ce lo dice la scrittura, ne abbiamo parlato in altri video. Queste cose si traggono dalla scrittura. Bene, cari amici, è questo. Vediamo un po'. Eccoli qua. Queste sono le 70 nazioni. Si dice 70 nazioni, ma in verità sono 73. Eccole qua. 73 nazioni. Bene, torniamo al nostro testo. Se voi nella vostra casa vi fate i vostri conti, come abbiamo fatto noi, come fanno tutti, no? Potete tranquillamente appunto giungere al fatto reale e concreto che si tratta di 73 nazioni. Quindi il Dio stabilisce queste nazioni E cosa comporta questo? Bene, per capire bene ancora, meglio quello che stiamo dicendo, vogliamo andare un pochino indietro. Allora, e andiamo in Genesi capitolo 9.6, eccolo qua. E Dio lancia dopo il diluvio un comandamento molto importante. Il comandamento è questo: il sangue di colui che spanderà il sangue dell'uomo sarà sparso dall'uomo stesso, perché Dio ha fatto l'uomo a sua immagine e a sua somiglianza. Quindi Dio che fa? Prima del diluvio non c'erano nazioni, non c'erano governi, non c'erano territori, non c'era sovranità, non c'erano frontiere, non c'era niente. Gli uomini non avevano tutto questo, erano sparpagliati, anzi si dovevano sparpagliare, ma non l'hanno mai fatto, piuttosto si sono sempre ribellati a questo comandamento e si dovevano insomma sparpagliare e non l'hanno fatto, e l'unica cosa che dovevano fare era istituire governi, istituire giudizi, insomma dei sinedri, laddove tribunali, via, per così dire. Giudizi, Mishpatim, insomma, per intenderci, luoghi dove si viene appunto a processo per chi fa un delitto. E non l'hanno fatto. Siccome gli uomini che non hanno fatto questo, l'unica cosa che dovevano fare non l'hanno fatta, erano senza nazioni, senza territori, eccetera eccetera eccetera, il Dio che fa? Manda il diluvio e ci pensa lui. Finito il diluvio, istituite le 70 nazioni, o perlomeno si stavano per istituire, e Dio dà questo comandamento: da adesso in poi, questa volta ho fatto io, adesso il comandamento è questo, pena capitale, viene istituita la pena capitale, il sangue di colui che spanderà l'uomo sarà sparso dall'uomo stesso. Da questo momento nella scrittura si comincerà a vedere volta dopo volta, anno dopo anno, secolo dopo secolo, libro della Bibbia dopo libro della Bibbia, che questo sarà il modo di agire di Dio. Qualsiasi persona spanda il sangue, e Dio farà sì che un'altra persona sparga il suo sangue. Ed è la stessa cosa che facciamo noi nelle nostre nazioni, perché se viene qualcuno dentro casa tua e ti uccide tua moglie e i tuoi figli, tu non è che stai lì a guardarlo e gli dici che Dio ti benedica. Mi pare che non fai una cosa del genere. Mi pare che subito prendi, come dire, la situazione in mano. Oppure, come già detto in moltissimi nostri video, se un killer entra in una scuola con un fucile e comincia a ammazzare bambini, maestre, bidelli e tutti i passanti, mi pare che vengano le forze dell'ordine e che abbattano quel criminale e quell'assassino. Mi pare. Cioè, il sangue di colui che spargerà il sangue sarà sparso dall'uomo stesso. Non mi sembra una cosa che fa parte di 4000 anni fa. Mi sembra che è sempre stato così. Perché una cosa è uccidere, una cosa è commettere assassinato. Qui sta parlando dell'assassinato, cioè chi assassina deve essere ucciso. Uccidere l'assassino non è un assassinato. Il poliziotto, che Dio lo benedica, che uccide un assassino, il poliziotto non ha commesso assassinio, no no, ha fatto il suo lavoro, anzi, non hai fatto il giusto, anche perché se il poliziotto non uccide quell'assassino, quell'assassino ammasserà altra gente e quel sangue ricadrà su colui che non è intervenuto potendolo fare. Eh sì, cari amici, per quanto possa essere difficile fare certe cose, ma se quello sta uccidendo a destra e a sinistra, ma lo devi abbattere. Quello sta ammazzando bambini con un fucile, come succede negli Stati Uniti spesso, che si sente che qualcuno entra in una scuola e che comincia a ammazzare tutti quanti. E che fai? Gli fai una festa, gli fai una torta. Bene, i nostri amici ufologi, ok, praticamente contestano Dio che ha ucciso sempre gli assassini. Ci sono alcune parti, pochissimo, rarissimo, quando Dio ha permesso che venissero colpiti anche i bambini. Ecco, quello è un tema delicato che va affrontato con competenza. Sono quei rarissimi casi che noi vi spiegheremo, sempre facendo finta che voi crediate a quello che è scritto. Ovviamente in questo video non rientra questo tema, quindi non aspettatevelo in questo video, ma nei prossimi video noi vi risponderemo a tutti i vostri attacchi. Ovunque voi avete attaccato la Bibbia, noi vi risponderemo, perché siamo la Chiesa di Gesù Cristo, e con l'aiuto e la misericordia dello Spirito Santo cercheremo di essere il più chiari possibili. Benissimo. Quindi, quando il lettore della Bibbia legge la Bibbia a casaccio, come fanno gli ufologi, a casaccio, che loro dicono noi ci occupiamo di Bibbia, non siamo teologi, una cosa più puntini, non la potevano dire. Sappiate una cosa, che un conto è chi si occupa di tradurre semplicemente un testo, è un conto chi si occupa di esegesi biblica, che è tutta un'altra cosa, e chi si occupa di traduzioni della parola di Dio non dovrebbe mettersi in altri campi, è tutto il contrario, è esattamente tutto il contrario. Ma questo farà parte adesso di un altro video, che per questo appunto manca molto. Quindi, che significa il sangue di colui che spargerà il sangue dell'uomo sarà sparso dall'uomo? Ordine pubblico, tribunali, forze dell'ordine. E dal momento in cui in Genesi capitolo 10 vengono istituite le 70 nazioni, che poi sono 73, si tratta anche di eserciti, perché quando una nazione vive in pace e viene attaccata da un'altra nazione con degli eserciti per distruggere quella nazione, per conquistarla ingiustamente, quella nazione si deve difendere. Tutto questo non viene preso mai in considerazione, vero? Non ci devono essere gli eserciti, non ci deve essere la polizia, secondo voi? Nulla di... Lascia stare l'uso illegittimo poi delle armi. Noi adesso qui stiamo parlando dell'uso legittimo dell'autodifesa, ok? Di quando qualcuno viene dentro casa tua o dentro la tua nazione per conquistarti ingiustamente quando tu stai vivendo in pace. Questo è sacrosanto. Il sangue di colui che spargerà il sangue dell'uomo sarà sparso dall'uomo stesso. Questo tassello della parola di Dio ci accompagna per tutta la Bibbia fino all'Apocalisse, e se ti sfugge questo tassello qua, amico mio, hai naufragato su tutto il discorso esegetico biblico. Spero di essere chiaro, di riuscire a spiegarmi, perché insomma noi trattiamo queste cose da sempre, il nostro pane quotidiano, però ci rendiamo altresì conto che magari chi si trova alle prime armi con la parola di Dio può trovare un po' di difficoltà. È un po' come la storia, no? Che viene travisata in Esodo 21:24, no? Esodo 21:24, no, 21:24 è scritto occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, che tutti quanti dicono vedete che differenza che c'è, di che stai a parlare? L'Antico Testamento con il Nuovo, che succede l'Antico Testamento con il Nuovo? Non c'entra niente, non c'entra niente, perché sei ignorante tu, perché non conosci la parola di Dio, non c'entra niente. Ma che cosa stai dicendo? Perché lì chi ti dava una pizza gliene dovevi dare un altro, sì, una pizza, qui a Roma se ti danno una pizza gli devi dare 10 euro, perché mo la pizza è aumentata. Ma che stai dicendo? certo che ci... vabbè, piano, calma. Esodo 21. Mo ve lo spiego io. Piano piano. Leggi qua. Ora, queste sono le leggi giudiciali. In ebraico dice proprio il termine Mishpatim. Mishpatim, che significa giudizi, dei giudici. Sta parlando dei tribunali, sta parlando dei giudici, ok? Quando arriva nel verso che abbiamo visto, dove sta? Non ricordo più. Ah, 24. Quando arriva qua, ecco qua, che dice occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piè per piè, lo devi prendere nel suo contesto. Non lo puoi prendere un verso fuori dal contesto, perché i bambini di 5 anni non fanno questo, cioè che prendono un verso alla luce del contesto, ma noi grandicelli dovremmo sapere che quando leggi una pagina, un verso, qualsiasi cosa, va vista nel suo contesto. Qui sta parlando dei tribunali che erano stati istituiti e dei giudici di come dovevano portare avanti un procedimento. E quindi se qualcuno, ok, aveva fatto un torto, quello doveva ripagare il torto, ok, il torto in questa maniera. Se tu hai fatto un danno e hai recato un danno a uno, gli hai tolto una mano, tu dovrai pagare il torto in virtù di quel danno fatto. Poi qui c'è tutta una diatriba. Se il danno andava pagato veramente occhio per occhio, cioè se tu cavi l'occhio a uno, se ti veniva cavato anche a te l'occhio, oppure era un risarcimento in denaro. Qui c'è tutta una diatriba, ma non entriamo in questo. Verso 25, arsura per arsura, ferita per ferita, livido per livido. Ok, aspettate. Se tu vai... Nel verso 22 dice: quando alcuni, contendendo insieme, avranno percossa una donna gravida, sì che il parto ne esca fuori, ma pur non vi sarà caso di morte, sia colui che l'avrà percossa condannato ad ammenda. Chi è che condanna? Qui ci sono dei giudici, non è che tu, occhio per occhio, dente per dente, ti dà una pizza e tu gliene dai un'altra. Non è mai stato così, così come nel Nuovo Testamento non era così, non è così al presente, così nell'Antico non era così, così come ancora oggi quando ci troviamo in situazioni che andiamo dal legale, andiamo diciamo dall'avvocato, andiamo diciamo dal tribunale civile per, o si fa ricorso al TAR, diciamo, o per il lavoro o per una pratica, insomma per qualsiasi cosa, ok? Allo stesso modo succedeva prima, o se qualcuno ti entra dentro casa, ok, e ti attacca la famiglia, ti fa del danno, tu chiami la polizia, poi vai in giudizio se prendono i malviventi. Anche prima funzionava così, in questo caso è occhio per occhio, dente per dente. Verso 24, non era una cosa che il singolo cittadino ti davano una pizza e gliene davi un'altra, come già detto, se ti danno una pizza gli devi dare 10 euro perché la pizza è aumentata qui a Roma, per dire, concedeteci la battuta infelice, ai ai ai, mi sono spiegato. Ecco qual è il senso di occhio per occhio, dente per dente. No che i due testamenti sono due cose completamente diverse e separate, quando ci stanno centinaia di riferimenti nel Nuovo Testamento che appunto richiamano l'Antico Testamento. Benedetto è il santo nome del Signore. Bene, sempre facendo finta che quello che leggiamo sia vero. Bene. Quindi, dice il Signore, fino adesso sono intervenuto io personalmente. Da adesso in poi da adesso in poi lo farete voi. Vabbè, facciamo così e famo prima. Ok, quindi fino adesso sono intervenuto io e da adesso in poi lo farete voi, come il sangue di colui che spargerà il sangue dell'uomo sarà sparso dall'uomo stesso. Quindi qui sta istituendo, diciamo, la pena di morte. Ecco. È vero però che nel Nuovo Testamento la pena di morte viene annullata. Ok. Quindi nel Nuovo Testamento non c'è pena di morte. Noi questo lo abbiamo detto da sempre in tutti i nostri video. Qualcuno, siccome sono diversi i canali che ci stanno dedicando video, veramente cominciano a essere diversi, tant'è che uno di questi ci ha detto che noi diciamo l'esatto opposto e richiama pure il video dove noi diciamo che invece la pena di morte è stata annullata col Nuovo Testamento. Quindi sono anche privi di intelletto perché non si vedono neanche i video prima di parlare, quindi voglio dire che poi sono pure datati i video, se vedi quelli loro che vengono dopo, quindi da qui ti fai i conti, eccetera eccetera. Insomma, col Nuovo Testamento la pena di morte viene annullata. Infatti nelle nostre chiese a livello mondiale tutte le più grandi organizzazioni evangeliche e anche quelle più piccole siamo tutti contro la pena di morte. Loro richiamano 2 o 3 persone che nessuno conosce, che non fanno parte di nessuna organizzazione, che magari avranno detto qualche cosa, e da 3 persone ti mettono in ballo 700 milioni di persone, il che è assurdo, perché noi, solo noi siamo 700 milioni, solo noi. Non date retta a questi ufologi che vi presentano sempre il mondo cattolico, 1,2 miliardi, 1,2 miliardi di cattolici più 1,2 miliardi di non cattolici. Di questo 1,2 miliardi di cattolici sì e no, 600-700 milioni andranno in chiesa, gli altri sono cattolici perché qualcuno l'ha battezzati appena nati, poi in tutta la loro vita non vi entreranno mai più dentro la chiesa, mentre invece noi siamo 700 milioni e andiamo in chiesa almeno normalmente 3 volte a settimana. Pensate che grande differenza. Bene, quindi fino adesso sono intervenuto io con il diluvio, ma da adesso in poi, ok, lo fate voi. Vengono istituite le nazioni con i governi, con le frontiere, eccetera eccetera eccetera. E quindi non uccidere, non uccidere è un po' un paradosso, però più che altro non commettere omicidio, perché il termine dei 10 comandamenti dovrebbe essere tradotto con non commettere omicidio, perché il Signore stesso non può dire non uccidere quando lui dà la pena capitale a chi? A chi fa omicidio. Quindi il Signore dice non commettere omicidio, però uccidere chi commette omicidio non è omicidio. Quindi quando noi andiamo a leggere i 10 comandamenti, quelli della seconda tavola, il primo di quelli della seconda tavola è non uccidere, ma va letto con non commettere omicidio. È diverso, lo abbiamo già spiegato. Bene. E questo è molto importante. Bene. Ma perché il Signore vuole che si uccida chi commette omicidio? Per amore alla vita, per amore, perché chi non castiga l'omicida commette omicidio. Ne abbiamo già parlato in qualche video. C'era un re d'Inghilterra dove appunto doveva essere ucciso un omicida, qualcuno che aveva commesso omicidio, e gli fu detto al re: "O re, o sire, sii clemente verso costui". E il re, cosa molto inusuale specialmente a quei tempi, disse: "Vabbè, ti perdono. E questo omicida, che aveva commesso un assassinato, uscì. Dopo un po' di tempo, questo omicida ne uccise altri due, quindi commise altri due omicidi. Fu ripescato e fu portato davanti al re. E gli fu, la faccia proprio come il muro, gli fu chiesto: «O re, sii clemente verso costui». E il re s'adirò e disse: «Il primo omicidio lo commise lui, gli altri due li ho commessi io», ha detto il re. E lo fece giustiziare. Quindi chi non castiga l'omicida, lasciandolo libero, commette omicidio, perché quello lì poi continuerà a commettere omicidio. E chi difende, chi castiga l'omicidio, cioè scusate, chi attacca chi castiga l'omicidio, come fa questo mondo ufologico che attacca Dio per castigare gli omicidi, è perché loro sono a favore dell'omicidio. Chi commette assassinato o omicidio dimostra che per lui la vita non ha alcun valore. E allora, se per lui la vita non ha alcun valore, perché lasciarlo in vita? Siamo nell'Antico Testamento e in pena capitale. Nel Nuovo Testamento la pena capitale viene abolita e noi cristiani siamo a favore di questo. Ovviamente, come già detto, se viene uno e comincia a ammazzare tutti, nelle scuole, e vengono i poliziotti e quello non si arrende e l'abbattono, quella non è pena capitale. Attenzione, distinguiamo la pena capitale dall'abbattere qualcuno che non vuole arrendersi. Sono cose diverse. Cerchiamo un attimino di distinguere bene le cose, perché poi ci vanno sempre a mettere in bocca cose che neppur ci siamo sognati. Ripeto, la pena capitale non c'è e noi siamo anche contro la pena capitale. Mo dopo questo sicuro che ci faranno pure dei video dove ci mettono in bocca cose che non abbiamo mai detto, ma come dice il Signore, quando parleranno male di voi rallegratevi. Sono diversi i canali che ci fanno questo scherzetto, ma veramente diversi, non sono due o tre, sono diversi, altro che. Bene, diciamo che bene o male il video finisce qua, però vogliamo parlare di qualche altra cosa. Alcuni dicono: ma ci sono delle pene capitali che veramente non riusciamo a comprendere. Premessa che noi siamo contro la pena capitale, stiamo parlando adesso dell'Antico Testamento. Quali sono queste pene capitali che tu non riesci a comprendere? Tipo quella dello Shabbat, cioè il sabato, che chi profanava il sabato doveva essere ucciso. Esodo 31. Esodo 31. No, senza punto. Esodo 31. 14 e 15. Lavorisi 6 giorni, ma il 7° giorno è sabato del riposo, giorno sacro al Signore. Chiunque farà, lavoro alcuno nel giorno di sabato, nel tutto sia fatto morire. Eccolo qua. Bene, e quindi qualcuno dirà: che Dio sanguinario, che Dio sanguinario. Questo sai perché lo dici? Perché non conosci la parola di Dio. Perché invece di andare a farti spiegare la parola di Dio dagli ufologi che non ci capiscono niente, e che chi fa le traduzioni facesse le traduzioni e non si mettesse a fare l'esegeta, ognuno il proprio lavoro, tanto più che dicono certe cose tipo: noi non ci occupiamo di teologia, ci occupiamo di Bibbia. Pensa un po', pensa un po'. Altro che, come disse quel professore De Napoli lì, altro che. Ma lasciamo stare. Se voi invece vi fate spiegare la parola di Dio da chi la conosce, vedrete che molti dubbi poi andrebbero a scomparire. Allora, cari amici ufologi. Ve lo spieghiamo noi, se lo volete accettare, per carità. Allora, tanto per cominciare, voi dovete capire con chi abbiamo a che fare. Nel senso che abbiamo a che fare con l'uomo, con l'essere umano, col cuore dell'uomo che è ribelle. Il cuore dell'uomo è ribelle fin dalla sua fanciullezza. Il cuore dell'uomo è insanabile, insanabilmente insanabile. Chi lo conoscerà? Chi lo comprenderà? Chi lo comporterà? Il cuore dell'uomo è, addirittura gli stessi atei che studiano il cuore dell'uomo, l'anima, la psiche, chiamala come ti pare, rimangono sconcertati dall'animale che si trova dentro l'uomo, addirittura parliamo dell'uomo non rigenerato, quando viene soprattutto messo in determinati contesti e situazioni o sotto pressione, quello che può scaturire fuori. Siccome Dio ci conosce meglio di noi, sa chi siamo noi. E che cosa fa il Signore? Interviene di conseguenza, dando delle leggi che apparentemente sono leggi dure, ma che in realtà sono per il nostro bene e nostra protezione. E mo te lo dimostro. Che cos'è il sabato? Lascia stare il giorno sabato. Dimenticalo, noi cristiani non osserviamo il sabato come giorno, addirittura il nostro sabato è Cristo. C'è un sabato di adesso che è il riposo quando entriamo nella fede, e poi c'è il Shabbat Shabbaton, il grande sabato, Shabbat Gadol, quando entreremo nel cielo. Adesso questa è un'altra storia. Il sabato che cos'è? Inteso in questo contesto, il sabato è un giorno di riposo, quindi è il riposo proprio materiale, lascia stare il sabato, domenica, lunedì, quando ti pare. Ci vuole un determinato tempo di riposo da dedicare al riposo. Questo riposo va dedicato soprattutto per rigenerare noi stessi spiritualmente, ma anche per rifocillarci fisicamente, perché abbiamo bisogno di ricrearci, di stare con la famiglia, di acquisire quei valori, quel riposo che il corpo necessita, la mente necessita, e come già detto soprattutto per pregare Dio, andare in chiesa, sentire la parola di Dio, pregare, eccetera eccetera eccetera, per allontanarci un po' dalle fatiche e dai guadagni. Cosa fa l'uomo quando è completamente attaccato alla terra, alle cose di questo mondo, al lavoro, al denaro, a che non gli basta mai, a che lavora tutti i giorni, a che soldo richiama soldo, più soldo e più soldo? Lavoro, più lavoro, più lavoro, prendere sempre più gente, non pagare le persone, sottopagare le persone, lavorare sempre di più, farli lavorare a nero, cominciare a far lavorare i minorenni, cominciare a schiavizzare le persone, schiavismo dei minorenni, prostituzione per fare più soldi. Tutto questo lo ha creato il cuore marcio dell'uomo, per stare appresso ai soldi, al denaro, lontano dal riposo, lontano dalle cose di Dio. Ecco che cosa porta tutto questo. Non è il sabato in se stesso, il cuore dell'uomo è talmente marcio che se Dio non lo ferma con una legge forte e gli dice il lavoro, ogni giorno il suo affanno, e quando è tempo di riposarsi, è tempo di riposarsi. Non è proibito lavorare in giorno di riposo, perché tu non puoi essere schiavo del lavoro, schiavo dei soldi, schiavo del potere, schiavo quindi del denaro, del possedere cose, che poi ti porterà tutto questo a schiavizzare anche gli altri, a far lavorare anche i minorenni, a schiavizzare anche i minorenni, a creare soldi illecitamente anche con la prostituzione, che tutte le nostre strade sono piene di queste donne che sono tutte vittime del racket della prostituzione, e tu lo sai, e quanta gente di voi ci va e poi va a vedere le conferenze di questi ufologi. Ah, qualcuno dirà, ma lo fanno pure i religiosi. Condanniamo anche, condanniamo in senso lato, che Dio condanna, però riprendiamo anche noi, chiunque faccia queste cose. Ovviamente gli ipocriti stanno dappertutto, si sa. Non è che si sta facendo le categorie. Però adesso stiamo difendendo la parola di Dio. La legge della pena capitale dello Shabbat, del sabato, ha questo scopo qui. Possibile che non l'avete visto? Ah, ma voi non le vedete queste cose? Lo sapete a noi chi ce l'ha insegnato questo che vi stiamo dicendo? Sapete chi ce l'ha insegnato, umanamente parlando? Nessuno. A me mai nessuno mi ha detto il perché di questa pena capitale. Un pastore, un rabbino, nessuno. Me l'ha detto lo Spirito Santo, leggendo la sua parola, dicendo: Signore, ma perché? Perché? Ecco perché. E ti apre la mente. Possibile che voi non vedete queste cose? Dite che fate finta che sia vero quello che leggete, e poi siete degli ipocriti perché non fate finta. Volete solo infangare l'infangabile, la parola di Dio, la cosa più preziosa che abbiamo. Ma che vergogna! Dovrete rendere conto a Dio di tutte queste cose. Dovrete rendere conto. Voi state andando contro l'unica cosa che vi può rendere liberi e salvi dall'inferno. Tu pensi di sfuggire all'inferno perché non vi credi? Sì, sei uno... l'animale, io insomma mi dovessi pensare che sto per di quello. No, lo struzzo. Ecco, sei uno struzzo. Animale, quell'animale che non è una brutta parola, allora, che mette la testa, lo struzzo mette la testa dentro la sabbia, sotto la terra, per non vedere quello che succede. Tu stai facendo così, all'inferno ci vai. L'inferno esiste. Ravvediti finché fai in tempo. Dio c'è, ha creato il cielo e la terra, le cose che vedi nel cielo non si sono create da sole. Bene, avrei dovuto parlare in questo video anche dei primogeniti di Faraone, eccetera, eccetera, ma il video si è fatto lungo, quindi concludo qua. Andremo avanti, cosa so, le 11. Andremo avanti nei prossimi video e piano piano, insomma, video per video, andremo un po' a smontare tutte le paranoie, chiamiamole così, del mondo ufologico. E vado un pochino qui a chiudere. Dove sta? Qua. Ok. Bene, cari amici, e niente, questo è stato il video, spero sia stato di edificazione e insomma anche per, diciamo, la controparte, per il mondo ufologico, che noi usiamo un linguaggio che apparentemente può sembrare duro, ma non è duro, è un linguaggio franco, siamo franchi, per carità, dobbiamo essere franchi, dobbiamo difendere quello che crediamo, non perché lo crediamo, perché è vero. La parola di Dio è tale perché è divina, e è divina perché ci ha dato la dimostrazione, le prove di essere divina. Lo abbiamo dimostrato in centinaia, abbiamo fatto circa, no, in verità so centinaia perché almeno 50 video l'abbiamo tolti, quindi in teoria sarebbero più di 200 video che abbiamo fatto, però l'abbiamo tolti molti, quindi siamo a circa 170. E l'abbiamo dimostrato che è divina attraverso le profezie, attraverso lo stesso codice della Bibbia. Parleremo anche, arriveremo a un certo punto in questo percorso che stiamo portando avanti, dove vi mostreremo anche un po' dei codici che si trovano nella parola di Dio, quelli veri, perché poi anche lì si è giocato sopra, vabbè, eccetera eccetera. E quindi noi difendiamo appunto la verità, che è la parola di Dio. Dio esiste, la Bibbia è parola di Dio, e il mondo ufologico, che è la New Age, la massoneria, l'ognosticismo, eccetera eccetera, mentono spudoratamente, e noi in questi video abbiamo dimostrato proprio che sono delle persone di menzogna. Quello che diciamo è perfettamente in linea con tutte le commissioni di esperti internazionali che si sono pronunciate in merito al linguaggio originale, eccetera, eccetera. Quindi noi non è che ce la cantiamo e ce la suoniamo, piuttosto siamo in perfetta compagnia, mentre loro, il mondo ufologico, non ha un solo lavoro approvato da una commissione internazionale di esperti, uno solo, non ce l'hanno. Quindi, come diciamo a Roma, ma di che stiamo a parlare? Ah, oh, che pifferi! Bene, cari amici, grazie per averci seguiti fin qui. Che Dio vi benedica e vi salutiamo con la pace del Signore. Se Dio vorrà, ci vedremo alla prossima puntata. E niente, questo è stato il video. Con voi è stato sempre Alessio Evangelisti. La pace del Signore sia con voi. Shalom.